Ciao, oggi andremo a vedere come approfittare della situazione attuale per permetterti di essere quel di più che senti di essere, per creare la vita straordinaria che senti di voler vivere magari da tutta la vita. Molte persone in questo periodo, vivono una situazione veramente sfidante, sentono un senso di ingiustizia, non sanno come poter arrivare a fine mese, non sanno veramente cosa fare, come cavarsela, che scelte fare della loro vita. Ci sono delle persone che sono messe così tanto a dura prova da desiderare solo di mettere la testa sotto la sabbia, non sentire, non vedere nulla. Addirittura alcune persone arrivano a negare l'evidenza e tutto quello che sta succedendo proprio perché hanno la sensazione di non saper veramente come muoversi, come cambiare le cose. Ti posso dire che a tutto questo c'è una soluzione. Se ancora non mi conosci, mi chiamo Patrizia Sette Ducati e aiuto le persone che sentono di poter essere di più, ma si sentono incastrate in una vita che li fa sentire bloccate e insoddisfatte, a seguire il percorso della propria anima in modo da poter creare la vita straordinaria che sentono di poter vivere e che magari inseguono da tutta la vita, una vita piena di significato che magari non hanno ancora potuto sperimentare, ma che sanno possibile. Come disse Albert Einstein, non puoi risolvere un problema allo stesso livello in cui l'hai creato. Ed è proprio per questo che se ti chiedi come potrò fare, ce la farò, come potrò cavarmela, come potrò arrivare a fine mese, come farò con il lavoro, come farò con i soldi, come farò con la mia famiglia, come potrò sopravvivere? Queste sono tutte domande depotenzianti che ti fanno sentire impotente, incapace, ti tolgono energia, ti fanno anzi perdere tutta la tua energia e ti rendono la vittima che realmente non sei. Ti tengono nell'illusione di essere molto meno di chi hai la possibilità di essere e di chi sei realmente. Ti fanno essere parte del problema e soprattutto ti tengono al livello in cui tu hai creato il problema e al quale non puoi sicuramente risolvere la situazione, come lo stesso Einstein ha proclamato. Tutto questo ti fa sentire sopraffatto, ma la cosa peggiore è che questo tipo di domande ti tiene scollegato dal tuo livello spirituale, che è tra l'altro il motivo per cui tutto questo sta avvenendo, perché tutte le sfide che tu affronti nella tua vita avvengono sempre per un motivo. Ed è importante aprirti a quel motivo, non distaccarti da questo. Quindi, se vuoi cambiare la tua situazione e anche come ti senti, devi fare delle scelte sicuramente diverse, perché queste scelte, le scelte che hai fatto finora, ti hanno portato qui. Cambiare anche le domande che ti poni e il tuo focus. Quindi, se vuoi cambiare la tua situazione e come ti senti, devi fare delle scelte diverse. È importante che tu ti ponga domande differenti. E anche che ti focalizzi su qualcosa di differente e devi cambiare il tuo focus in direzione di ciò che ti dà energia e non te la toglie, ti rende potente, ti fa sentire capace e anche lucido per poter fare le scelte migliori per te. Inoltre è fondamentale lasciare andare l'attaccamento a tutto ciò che è comodo, a tutto ciò che è facile, a tutto ciò che fa parte delle tue abitudini, perché ti sta solo bloccando al livello che hai raggiunto finora. Ma se vuoi andare oltre, se vuoi trasformare la tua vita, il tuo sentire, e se vuoi approfittare della situazione che si è creata, non per rimanere nello stato di vittimismo, ma per diventare una persona migliore che può creare una vita migliore, è fondamentale lasciare andare tutto quello che in qualche modo è facile, è comodo ed è parte delle tue abitudini che ti hanno portato solo fino lì. Devi distogliere l'attenzione dal tuo orticello e concentrarti sulla visione più grande, sull'essere spirituale che sei, sui valori che sono importanti per te, su chi vuoi essere. Per fare tutto questo, una prima cosa da fare è appunto cambiare le domande che ti poni. Non chiederti come sopravvivere, ma chiediti come vuoi vivere. Non chiederti come dare da mangiare ai tuoi figli, ma piuttosto chiediti che mondo vuoi creare per loro. Non chiederti cosa puoi fare, visto che adesso magari ti senti impotente o ti senti addirittura una nullità.
Ma chiediti piuttosto chi vuoi essere e che mondo vuoi creare. Non focalizzarti sui particolari depotenzianti, ma sulla tua più grande visione che ti rende forte e potente. Tira fuori chi puoi veramente essere, perché questo è il motivo per cui tutto questo sta accadendo. Non è sicuramente né per far soffrire te né per far soffrire i tuoi cari, ma è per creare persone migliori che possono creare un mondo migliore. Quindi sii la persona che può davvero creare un mondo migliore e portali il tuo focus, la tua energia. Questo è ciò che la tua anima vuole farti vedere, perché tu possa essere quel di più che senti di essere, perché tu possa riempire di significato la tua vita, perché tu possa seguire il cammino che la tua anima sta cercando di indicarti. Questi sono i passaggi fondamentali se vuoi vivere una vita piena di significato, una vita straordinaria, magari quella vita che hai sempre sognato. Oltre tutto quello che ti è stato insegnato, che forse finora non ha funzionato, oltre tutte le tue paure, oltre ciò che pensi che sia possibile per te, oltre la tua zona di comfort, è difficile? Sì, lo è. Ma spiegami una cosa. C'è qualcosa che vale veramente la pena vivere, a cui vale veramente la pena dedicare la tua energia e la tua vita, che non ti porta fuori dalla tua zona di comodità, che non sia difficile, che non ti spinga a fare qualcosa che non sei abituato a fare, ad avere esperienze nuove, a sfidarti e ad essere chi non ti sei ancora permesso di essere. Esiste qualcosa che vale veramente la pena di essere vissuto e che non sia in qualche modo un po' difficile? Come dico sempre ai miei allievi del percorso intensivo avanzato Vita Straordinaria, ricordati che la tua luce, il tuo fuoco interiore sono sempre molto molto più grandi di qualsiasi ostacolo tu possa incontrare sul tuo cammino. Non accontentarti quindi di essere meno di chi puoi essere e quindi di fare ciò che hai la possibilità di fare, essendo chi puoi essere, e di ottenere tutto ciò che questo ti consente. Quello che ti chiedo adesso per rendere questo video pratico e utile alla tua vita sin da subito è di scrivere sotto questo video qual è la prima cosa che puoi cambiare sin da subito e che ti consente di essere quel di più che senti di essere e che non ti sei ancora concesso. Bene, fammi sapere se questo video ti è stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao!